Buonasera, buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook Svapo e Musica Club. Venite a seguirci, venite a iscrivervi ai nostri canali, venite soprattutto a ascoltare la musica della playlist di Spotify, trovate il link in descrizione, mettete il cuoricino sulla playlist e potete aggiungere anche la musica che vi piace di più. Il gatto sta facendo qualche disastro e quindi mi sto distraendo. Questa sera parliamo di Azad Elixir, uno dei marchi storici degli aromatieri italiani, ok? Parleremo questa sera del Crystal Persian e del Crystal Black Pear. Adesso mi sono reso conto che non ho guardato una cosa perché questa è la versione Crystal, quindi diciamo così ripulita. Va bene, di un aroma che è sicuramente storico, che è il Persian Apricot, e di un altro aroma che si chiama Black Pear, che probabilmente esisterà anche in una versione appunto non crystal. Io sono onesto, non l'ho mai assaggiata. Non l'ho mai assaggiata perché ammetto che non sono un appassionato della pera, né da mangiare né da svapare. Ciò nonostante, ora vi farò vedere, ragazzi, il packaging è una figata, richiama un po' i pirati, insomma, è tutto nello stile abbastanza dei fratelli Colaianni, mettiamola su questa maniera. Ok, il package, la grafica è richiamata ovviamente anche nella boccia, Crystal Persian e Crystal Black Pear. Ci vediamo anche un attimo i colori. Vedete il Black Pear, nonostante si chiami Black Pear, è questo giallo paglierino molto chiaro, mentre il Crystal Persian è questo caramello anch'esso molto chiaro. Io vi dico una cosa, rispetto al colore che vedo sullo schermo, sono sincero, sono più chiari di così, non so cosa dirvi. Comunque, quello che è importante, oltre al colore, è che proprio sono molto puliti come cosa. Vedete, io ne ho svapato poco più di metà di questo e insomma quasi tutto del Persian. Ero un amante anche del Persian Apricot, devo essere sincero. Questo a me piace in maniera particolare, sono onesto. Non ho mai cambiato la coil. Non ho mai cambiato la coil, ok? E li ho svapati sempre sullo stesso, su grosso modo, sullo stesso. Sullo stesso, sugli stessi atomizzatori. Dunque, poco da dire, sono due tabaccosi fortemente aromatizzati. Onestamente, adesso sono fatti da circa 20 giorni, quindi onestamente adesso hanno abbastanza un sentore, come si chiama? C'è un sentore tabaccoso, ma la nota fruttata resta bella presente in entrambi i casi. Tra l'altro, in entrambi i casi, nessuno dei due tabacchi preminenti, diciamo che il Black Pear è un è su base Black Cavendish. Poi probabilmente ci sarà dell'altro, ma insomma la base è un Black Cavendish, mentre il Persian Apricot, il Crystal Persian, è su una base orientaleggiante, ok? Quindi comunque insomma sono tabacchi abbastanza leggeri, va bene? Niente di impegnativo. Restano due bei fruttatoni, magari tabaccosi, ma sono due bei fruttatoni, ok? Bene. Comincio dal Black Pear semplicemente perché mi piace di più svapare il Persian in un secondo momento. Lo svapo sul Baika V7 in configurazione standard, nel senso che la campana è quella classica piatta. La coil da 0,92 vado a 14,3 e da 0,92 quindi è in Cantal, punta da 2,5, come si dice, 5 spire. Vado a 14,3 dandogli circa 3,63 di volt. Conosco bene, lo svapo per assaggiarlo insieme a voi, ma
Allora, una pera. Mi raccomando, non aspettatevi che sia particolarmente invasiva perché non lo è, invece è molto morbida, molto educata, ok? Quindi non è stucchevole, non è fastidiosa, è una bella pera, succosa, leggermente acidula, dolce, leggermente acidula, ma morbida, ok? Qualcuno potrebbe anche rischiare di poter dire blanda. Io invece sono sincero, per me è assolutamente all day, cioè secondo me un liquido alla pera più aromatizzato di così, secondo me diventerebbe assolutamente stucchevole, con una nota dolcina in sottofondo che ricorda semplicemente una macerazione. Dirvi che si sente così tanto la nota tabaccosa, pur dopo 20 giorni, va bene, io onestamente non ve lo dico. Ripeto, c'è questa bella pera, ok? Buona, molto buona. Questo è un amante, questo è un tabacco, un liquido perfetto per chi ama la pera, ok? Non aspettatevi grandi note di Cavendish, eccetera, non ci sono. Non ci sono esattamente come dall'altra parte, non ci sono spinte verso l'orientale. È buono, è ricco, ripeto, la pera è molto buona, molto, mo, molto, ripeto, succosa, leggermente acidula. Insisto però, non aspettatevi di avere una pera in bocca, o meglio, se pensate di avere la pera in bocca, pensatela quasi fosse leggermente slavata, ok? Perché non è così aggressiva. Vorrei che fosse chiaro che secondo me è una scelta esplicita questa cosa, perché altrimenti la pera secondo me non si può svapare tutti i giorni, tutto il giorno, mentre questo è assolutamente è un liquido all day assoluto, ok? Passiamo al Persian, qua ragazzi a me piace tanto, io lo sto svapando sul Vampire, ragazzi è una scelta quella di svaparlo sul Vampire, perché la bicocca di questo. Allora, qui onestamente, più di sentire un oriental, eccetera, dovete semplicemente ragionare leggermente su quel sentore un po' di paglia, ok? Questa è l'unica nota tabaccosa che vi può ricordare, ok? C'è un leggerissimo sentore, proprio leggerissimo di un caramello, ok? Molto, 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 questa volta lo dico blando, ma l'albicocca, ragazzi, è buonissima. Vi dico una cosa, a differenza del Persian Apricot normale, in questo l'albicocca è leggermente più morbido, questo aroma è più morbido rispetto al Persian Apricot, probabilmente perché comunque continuando a pulire appunto gli aromi, ovviamente si perde anche un po' di aromaticità. È un mio pensiero, mi raccomando, come sempre, senza voler. Io non voglio, cioè paradossalmente mi viene in mente che non voglio neanche imparare eccessivamente le tecniche, eccetera, eccetera, proprio perché comunque conoscerle, perché sono i segreti dei, appunto, degli aromatieri, di chi si occupa di estrazioni, di macerazioni, eccetera, eccetera. Quindi mi limito a dire quali sono le sensazioni, come sempre. Ok, quindi non aspettatevi l'eccessivamente tecnica. C'è qualcosa che conosco di cui non è detto che io vi parli, c'è qualcosa che non conosco perché un po' non mi interessa, un po' non voglio impararla perché voglio mantenere la mia mente pulita, visto che si tratta di clean, da non so, preconcetti, pregiudizi dati dal. Ora, magari questo invece è un preconcetto, un pregiudizio. Invece non lo è perché secondo me sono leggermente più leggeri rispetto al coso, però ragazzi il Persian Apricot era un aroma bello spinto, voglio dire bello forte, quindi ci sta che sia leggermente più leggero. Qualità dell'albicocca? Buonissima, questa volta si tratta di un'albicocca, ragazzi, un'albicocca fresca, eh? Albicocca succosa, bella, buona,
una bella albicocca, bella pastosa, bella ricca, succosa, molto molto buona. Ripeto, la differenza sostanziale che c'è tra il Black Pearl e questo, il Crystal Black Pearl e il Crystal Persian, è che mentre nel Black Pearl, onestamente, la nota tabaccosa è un ricordo, qui invece la nota paglierina, che è legata a un tipo di tabacco, eccetera, eccetera, qui invece io ce la sento anche abbastanza intensa, morbida perché non ha sentori cenerosi, no, è semplicemente una nota paglierina, gli do come colore il giallo, ci sono delle altre occasioni in cui ho parlato di questa cosa, ed è piacevole, secondo me questo è di gusto anche per chi non ama particolarmente i tabacchi, molto buono. Entrambi, aromi molto piacevoli, io li sto svapando volentieri, dico la verità, vanno benissimo d'estate, vanno benissimo d'inverno, un buon lavoro. Grazie per avermi seguito, iscrivetevi, venite a seguirci, mettete un like, mettete un dislike, commentate, ditemi cosa pensate degli aromi, di questi aromi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!